stato il cinema più bello del mondo, il cinema che ci ha regalato sogni meravigliosi, ma non solo a noi, ma a tutto il mondo, perché in fondo la funzione del cinema è questa. Non voglio parlare male del presente, perché non è giusto. Però si è persa la capacità dei sogni, la capacità di credere, di sperare, di vivere per un futuro, di pensare di poter essere, creare qualcosa, di costruire qualcosa. Sandra Milo. E quindi io stasera così cercherò di raccontare qualcosa di questa famiglia Kennedy che ha segnato il secolo. Gianni Bisiak. Allora scioglieremo la riserva dicendo anche i nomi. Abbiamo votato all'unanimità. Non era un governo tecnico, non era presieduto da Monti, ma eravamo tutti d'accordo. Che cosa può significare questo? È un segno dei tempi? Non lo so. Andiamo nel concreto. Premiazione terzo posto all'opera di Mauro Abate. Lisa Gambino. Dico qui di rimuovere per rinnovare, come la natura cambia sempre per rimanere quello che è. Io guardo un altro, cambia sempre per rimanere quello che è, il giorno che non cambia più muore. E io cammino in questo modo e camminando che faccio il mio cammino. Qui non so dove vado a arrivare. Adesso sto parlando dei cimiteri, l'amore nel cimitero. Vita nuova si chiama il mio lavoro. Di questi progetti è la forza e la semplicità del messaggio che tu vuoi dare, no? È come se tu a un certo punto in ogni storia prendessi il pollastro e lo spennassi fino a farlo rimanere nudo nella sua essenza comunicativa, no? Cioè questa è la forza. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempeste. Voglio parlare anche di Amelia Vitiello, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Volevo solo essere mamma. Pensate quanto è bello questo titolo, volevo solo essere mamma, una cosa che racchiude il mondo nel titolo. E lei ha avuto una bambina, Alessia, e questa bambina dopo poco tempo, in seguito a una grave malattia che poi non è stata curata per mancanza dei mezzi
ed è morta. Allora questa mamma e il suo papà hanno creato un'associazione che si chiama Alessia e i suoi angeli, che per, cioè aiutare quei bambini che magari possono essere affetti dalla sua stessa malattia e che con i mezzi giusti possono essere curati.